Che non siamo padroni su questo mondo, su questa terra, ma che siamo ospiti e abbiamo bisogno di tracciarne i limiti e le distanze. È una somiglianza che in qualche modo ci rimanda a Dio per quello che ci distingue da Lui, ma che dipende ancora da Lui. Il saperci tutti parte di questa famiglia ci fa anche dire che se vogliamo conoscere Dio, se vogliamo renderci conto di Lui, di chi è, di com'è, dobbiamo trovarlo nei tratti di ogni persona. E ognuno ne rappresenta una parte unica e irrepetibile. Troviamo Dio vedendolo nei particolari dei volti, dei caratteri, delle relazioni di ogni fratello e di ogni sorella. Dio è molto più quotidiano e feriale di quanto non possiamo pensare, perché sta nelle nostre fragilità, nelle nostre differenze, nel nostro essere tra noi simili e coesi. Ecco, se vivremo così, allora veramente non ci sentiremo orfani, perché sentiremo questo noi che ci rende solidali e simili a colui che è il nostro Padre, il Signore. E anche in situazione di pandemia, in situazione di estrema difficoltà, come ci ha ricordato l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, saremo in grado di rendere ragione sempre della speranza che è in noi. Amen.